Alessia Pifferi deve essere assolta per incapacità di intendere e volere o, in subordine, sanzionata non per omicidio volontario, ma per un altro reato, in quanto non è mai stata esaminata la documentazione ulteriore prodotta dalla difesa, che testimonia i suoi ritardi psichici. È necessaria una nuova perizia psichiatrica. Con queste motivazioni, l'avvocato Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi, ha presentato richiesta di appello per la sua assistita, che in primo grado è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio della sua bambina, Diana, di 18 mesi, avvenuto a Milano il 20 luglio 2021. La donna, per raggiungere in vacanza il compagno all'EF, in provincia di Bergamo, lasciò a casa da sola la figlia dal 14 al 20 luglio. Accanto al lettino mise due biberon di latte e tè, senza considerare che le temperature sarebbero salite fino a 40 gradi, e se ne andò. La bimba morì di caldo, fame e stenti, e a ritrovarla fu proprio Alessia Pifferi al ritorno dalla vacanza. Diana era nuda, dopo essersi strappata il pannolino, che aveva tentato di mangiare per colmare i morsi della fame. La donna ha sempre cercato di far credere di non aver compreso la gravità del suo comportamento, anche perché aveva già lasciato Diana da sola in precedenza e l'aveva ritrovata viva. In quelle occasioni si era assentata per 2 giorni, non per 6. Durante il processo di primo grado, Alessia Pifferi ha puntato il dito contro la madre, Maria Assandri, e la sorella Viviana, sostenendo che non la aiutarono nella gestione della figlia pur sapendo che era in difficoltà. La difesa ha presentato diversi documenti che attesterebbero un grave deficit mentale dell'imputata, risalenti ai tempi della scuola elementare e media, e che avrebbero dovuto suggerire alla sua famiglia di farla curare. Ma ciò non avvenne mai. Dall'altro lato, l'accusa ha dimostrato che Alessia Pifferi sapeva gestire la sua vita e soddisfare i propri bisogni, ma non quelli della figlia. Basti pensare che il compagno in udienza ha confermato che, in un giorno compreso tra il 14 e il 20 luglio, vennero a Milano, ma lei non si fece portare a casa. Non andò a controllare come stesse Diana. Chissà, forse era ancora viva. In aula la donna diede la colpa al compagno, sostenendo che lui si sarebbe arrabbiato, ma l'uomo ha negato. A fronte di tutte queste evidenze, e dopo un'attenta analisi, lo psichiatra Elvezio Pirfo, perito del tribunale e esperto in mamme assassine, ha decretato la piena capacità di intendere e volere della donna, da qui la condanna all'ergastolo. Ma proprio quella perizia viene contestata nella richiesta di appello. L'avvocato Alessia Pontenani, in 57 pagine, spiega come Alessia Pifferi sia incapace di rendersi conto della realtà e di come la detenzione l'abbia gettata in uno stato di prostrazione. La donna è stata trasferita da San Vittore, dove era stata picchiata, al carcere di Vigevano, ma qui nessuno va a trovarla e non riceve il supporto dovuto. La difesa sostiene anche che un percorso di studi difficile e breve, terminato in prima superiore, un'evidente incapacità di relazionarsi con gli altri e provati disturbi psichici l'avrebbero portata a fare del male a Diana senza rendersene conto. In più, era sola, abbandonata da coloro che avrebbero dovuto aiutarla. Pirfo non avrebbe esaminato i documenti scolastici che attestavano i problemi psicologici della Pifferi da bambina. L'avvocato Pontenani accusa persino l'ospedale di Bergamo, che dopo il parto, avvenuto prematuramente all'EF, a casa del compagno, non allertò i servizi sociali. La donna disse di non essersi resa conto di essere incinta. Perché non verificarono le sue condizioni di salute mentale?